Gustav, io non c'entro, non posso pensare di fare tutto il viaggio così. Cioè, come ti è venuto in mente di prendere questa vecchia città? Ma dobbiamo centrare, vedrai che c'entri. Ma cioè, deve essere c'entri. Un viaggio reale. Ma un viaggio reale, ma in treno, Gustav. Oppure... Ma in treno non è la stessa cosa. Gustav, però devi un po' correre, sennò non arriveremo mai da George Clooney. C'è il limite di 30, non posso correre. Non doveva chiudere. Non è un marchio qualunque, è un marchio che è conosciuto in tutto il mondo. Io 1000 euro, pago 500-600 euro di mutuo, mi rimangono 400 euro. Se volete mandare a casa Berlusconi, vincete le elezioni. Abbiamo un presidente ragazzino e lei è vecchio. Via da me i vecchi. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Bitte wiederholen Sie. Berliner. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Wunderbar. Mi sono proprio fermato e ho detto no. Non è solo che non mi piace, è che non va bene che vada in onda questa roba. Ma ora perché ti sei fermato? C'è il semaforo rosso. Ah, Gustav, ma ancora non hai capito, in Italia la segnaletica la devi interpretare, più un suggerimento, non è, capito, un'imposizione. Io credo che si abbia il dovere non di fuggire, ma di restare sul posto e di non mollare mai. Fosse un paese più accogliente e più giusto. Non ci avvicina neanche più né la chiesa. Diciamo niente, noi siamo come quelle delle brosi. Perché rimane ancora? Conosco molto bene tutti gli argomenti per cui verrebbe voglia di scappare da questo paese. Veramente incredibile come a 500 metri dalla bruttezza c'è la bellezza assoluta. Ma l'Italia è così, Gustav. Ti devi concentrare sulle cose belle, altrimenti non se ne esce.